Allora, parla adesso di chi era pulito, poi se vuoi, ti sei salvato, mi metto poi con una serie di ghiacchi di tavola all'acqua, e se comando non c'è, quindi avanti con il slide. Si parlerà di pianificazione della conversazione online. Chiede? Prego. Sono Giuseppe Volto, ho pubblicato 6 anni fa gli avvisi serrati con progetti di situazione di comunicazione. Per chi non conosce il progetto di Digital Lab, è un network di ragazzi giovani di 30 anni che organizza corsi di formazione su vari settori marketing, e come agenzia oggi parlo appunto di come creare una strategia di marketing e più che altro nuove strategie per le aziende. Vorrei partire da questo tipo di strategia, molto spesso mi sentite tutti. Però sono molto liberi, Abbassa un pelo, te lo spieghiamo. Non volevo farti urlare. Prova. Appunto, stavo dicendo, volevo partire dal concetto di strategia. Molto spesso le aziende considerano la strategia come quella serie di azioni che ci possono portare dalla situazione attuale al nostro obiettivo di comunicazione di business. Mi sentite bene adesso? Sì. In realtà, la strategia non è soltanto questa, perché sia la definizione della situazione attuale, quindi l'autodefinizione, sia la scelta di quali siano gli obiettivi, sono tutti parte del processo strategico. Definire l'obiettivo giusto, l'obiettivo sbagliato, è una scelta strategicamente differente per un business dell'azienda. Ovviamente tutto questo deve essere sito in un ambiente. L'ambiente di cui oggi parliamo è il mondo attuale in cui il social web ha per molti versi modificato le nostre abitudini e le nostre possibilità. Chiaramente bisogna distinguere anche tra strategia e tattica. La strategia aziendale, o comunque strategia anche in altri ambiti, è un progetto a lungo termine generale, ovvero è una serie di indicazioni che ci portano verso la direzione in cui vogliamo andare, però non sappiamo esattamente tutte le piccole mutazioni che nel periodo di tempo che avremo davanti avverranno. Quindi deve essere abbastanza generale per lasciare spazio a dei mutamenti tattici. La tattica quindi è intesa come l'adattamento della strategia alla situazione contingente. Vi faccio un esempio pratico. Decidiamo che oggi avere un sito con dei bottoni social è utile perché l'ambiente fa sì che questo sia utile.